Comitato 12 giugno, se lo tengo giusto. Buonasera a tutti. Prima di tutto io vi ringrazio, a voi che siete venuti da fuori per questa situazione molto grave. E mi scuso a nome dei cittadini di Taranto, mi scuso per il nome dei cittadini di Taranto che qua fuori è tutto uguale. Il decimo lo mettiamo il 12 giugno in piazza dei caduti sul lavoro, ex piazza Messaggio a Taranto. Ma non è il monumento che noi stiamo mettendo, ma quello che noi stiamo chiedendo allo Stato, per un processo giusto e rapido, in modo che le persone non muoiano due volte, la prima per il profitto, la seconda per la prescrizione. Che lo Stato faccio un fondo vittime per le morti sul lavoro, perché alcune ditte piccole dichiarano fallimenti e i familiari non prendono la via. Che quando succedono queste tragedie lo Stato dia un posto di lavoro a uno della famiglia di primo grado in modo che la famiglia non si screpi. Che a sentenza di primo grado vengono dati 4/5 ai familiari senza aspettare la Cassazione. Questi sono i punti cardine per dire al datore di lavoro: se vuoi sbagliare sei padrone di sbagliare, ma se vuoi sbagliare devi andare a finire in galera. A quel punto sarebbe il padrone del lavoro che si metterebbe la mano in tasca e farebbe un po' di sicurezza e tante vite umane si possono salvare. Io purtroppo sono uno dei tanti migliaia di malati d'amianto. Nell'Ilva di Taranto sono morte più di 500 persone solamente per infortuni, più di 200 persone che sono morti nel Mezzogiorno. È una cosa vergognosa. Noi a Taranto c'è il processo dell'Ilva sventuto, 1300 parti civile nel processo, 1300 parti. Ma nel processo chi sta? 4-5 persone ora stanno. Io mi sono disgustato, scusate l'espressione, mi sono disgustato di andare a sentire il processo. Quando vedo parecchi avvocati della controparte che sono presenti, che per difendere gli imputati dicono tante cose. Ho avuto la fortuna di vedermi il mio processo da vivo come malato d'amianto, dove si dice che noi operai ci siamo voluti ammalare, noi operai siamo voluti morire per l'amianto. Sono cose allucinanti, ecco perché io ora mi sono stancato. Io sto portando avanti questa giornata della memoria da parecchi anni, da quando morirono due ragazzi nell'Ilva il 12 giugno 2003. Per la caduta di un ambivalente nell'Ilva di Taranto. E vi posso dire che nemmeno i familiari quasi vengono, pochi familiari. Su tante migliaia di persone morti e ammalati che ci abbiamo a Taranto in queste manifestazioni che sto facendo, non vedo mai nessuno. Io vedo le istituzioni come forze dell'ordine, polizia, marina, carabinieri, finanza, pompieri che vengono in tutte quelle manifestazioni, ma non abbiamo mai l'onore di vedere degli operai in tutta per onorare. Io mi sento male quando queste forze dell'ordine sono in tutta e non ci sono gli operai che partita dalla classe operaia per queste morti sono. Sono stanco, no, è inutile che parlo, che devo parlare a fare, che devo parlare a fare, vedete? Questa è una città, Taranto, Taranto. Quanti tarantini stanno se non stavate voi che siete venuti da fuori facendo tante a strada? E vi dirò un'altra cosa, ieri sera mi hanno telefonato da Casale Monferrato e uno. E io sono uno dei 10 persone che ha vinto un premio a Casale Monferrato. Si chiama l'albero dell'amianto. Che mi daranno? Io
il 12 giugno, dopo la scopertura del monumento che faremo a Piazza dei Caduti sull'albero, quell'albero sarà piantato lì. E voglio che i cittadini di Tiburtina lo curino come se lo curassero un loro figlio, per rimanere un'impronta che loro devono tutelare, la loro salute, dei loro figli, dei loro nipoti, di tutti quanti, come sto cercando di fare io per i miei figli e i miei nipoti, perché quello che mi è successo a me non deve succedere a loro. E vi dirò un'altra cosa più brutta ancora. Io, come malato d'amianto, ho fatto condannare l'ex direttore dell'INAIL per occultamente soppressione del mio fascino riguardante l'amianto. Primo grado. Ha avuto 10 mesi di condanna penale. In appello è andato in prescrizione. Non si sono accontentati della prescrizione, sono andati in Cassazione. Hanno perso in Cassazione. Sentenza di primo grado, 10.000 euro che non mi sono passate per le spese. Faccio ricorso, vengo condannato io a pagarne 18. 18.000 euro. E dice che io non ho subito nessun danno, avendo lavorato 45 anni e 7 settimane in più, 5 anni e 7 settimane in più dei 40 anni. Il giudice dice che io non ho avuto nessun danno perché l'INPS mi deve pagare oltre i 40 anni. A sua volta l'INPS dice no, noi paghiamo fino a 40 anni. Hanno giocato sulla mia pelle, che mi hanno fatto lavorare contro la mia volontà, con una sentenza retroattiva dal 1996, quando ho fatto la seconda domanda, e la prima non la trovo, 5 anni in più lavorando. E sono cose allucinanti, io l'ho potuto dimostrare, io l'ho potuto fare, ma tanta altra povera gente ha abbandonato. E forse hanno fatto bene, perché quello che mi è capitato da me, che da ragione sono dovuto andare a finire a torto, forse hanno fatto bene che non hanno fatto questo. Però non mi arrendo, io andrò avanti e cercherò. C'è anche un'altra cosa, il mio avvocato mi ha fatto un vizio di forma. Il vizio di forma viene fatto che se un avvocato, qua già abbiamo alcuni avvocati ancora, che l'avvocato sbaglia, che tutti possiamo sbagliare, ma voler sbagliare non è permesso a nessuno. Se l'avvocato ha sbagliato, c'è l'assicurazione, ma l'avvocato non mi vuol dare le sue coordinate per l'assicurazione, allora vuol dire che l'ha fatta apposta l'avvocato. E io mi trovo in questo dilemma, io sto rischiando che mi hanno pignorato, mi stanno pignorando la mia proprietà, un sacrificio intero, perché mi hanno, non avendo i soldi per pagare l'INAI che si doveva mettere parte civile insieme a me, perché il direttore dell'INAI ha danneggiato l'immagine e il decoro dell'azienda e addirittura è stato difeso dall'INAI in tutti e 3 gradi di giudizio. Io ammetto che sarebbe stato difeso in primo grado, ma non ammetto che è stato difeso su 3 gradi di giudizio. Pertanto queste sono le cose vergognose e non riesco a venire a galla, perché nessun avvocato si mette contro l'avvocato che mi ha fatto il vizio di forma. Pertanto sono deluso, amareggiato, e tutto questo spero che non lo passa più nessuno. E sì, io spero che tutti insieme possiamo salvare i nostri figli, i nostri nipoti e tutti i figli di tutti gli altri che non si muovono, che non si muovono, perché quanto succede a loro è troppo tardi, non si può fare niente più. Non bisogna piangere dopo che succedono queste tragedie, ma bisogna piangere prima e muoversi prima. Ecco questa speranza che sto facendo io, che quell'albero che mi daranno, che metterò in piazza
Piazza dei Caduti di Lavoro possa essere un'immagine che ognuno possa curarlo come se curasse un figlio, pettinarlo in figlio.